Amanti del calcio a 11, sta per iniziare oggi la partita tra il Torlupara e il Santa Lucia Calcio, partita valida per i giovanissimi under 14 provinciali. Torlupara in maglia blu e rossa, mentre il Santa Lucia risponde con la maglia nera e verde. Il primo possesso andrà al Torlupara. Io sono Mario Nunzella di Lesport Academy e vi racconterò la partita. Calcio di punizione Santa Lucia sul pallone De Santis, che va a lanciare lungo, lancia però sui piedi del numero 9 Rizzetti, che poi combina con il compagno Guerra, che viene lanciato adesso. È più veloce Guerra, può arrivare poi. C'è De Santis che gli tocca il pallone, Guerra però lo mantiene in suo possesso. Poi la conclusione di Rizzetti, purtroppo non può spaventare Gagliano. Primo tiro comunque del match. Buona l'azione del Torlupara. Rizzetti che riesce comunque a mettere in movimento Guerra, che prova a restituire a Tommasi. Il pallone deviato, ancora palla a Guerra, che serve bene Rizzetti. Gioca adesso una buona azione il Torlupara. Ancora Guerra, rientra sempre sul mancino. C'è Rizzetti solo, va a servirlo adesso. Rizzetti quindi va in controllo, supera un avversario. C'è poi De Santis, riesce a superarlo, mette in mezzo un ottimo pallone. Arriva poi la conclusione dal limite dell'area, che finisce altissima. Peccato, Serafinelli si era trovato lì il pallone buono. Bella comunque l'azione del Torlupara. Quindi sarà ribattuto il corner, sempre con Morandi. Il pallone si impenna, stava per arrivare sulla testa di Dominici, fatto sta che arriva invece sul piede di Guerra, che poi va a giocare il pallone con la conclusione da fuori. Il pallone rimane lì, Tommasi prova a rimetterla dentro, peccato. Altra conclusione di Serafinelli, ha trovato la risposta pronta di Gagliano. L'anticipo avversario, si ribalta il fronte con Guerra sul pallone, che prova la conclusione di destra, sporcata. Fine il pallone messo fuori, possesso Santa Lucia, che deve provare a liberare la zona pericolosa. Ottimo qui l'intervento del numero 7 Corazza, che poi finisce per consegnare il pallone a Tommasi. La conclusione che esce veramente di poco, peccato. Altro tentativo importante per il Torlupara con Rizzetti, che non ha trovato lo specchio della porta. Superato dalla squadra del Santa Lucia solo per un momento, perché così può giocare il Torlupara sul pallone Rossi, che dialoga poi con i compagni. Lancio lungo a cercare Oxa, che però non aveva fatto il movimento sperato. Qui errore in disimpegno, Oxa al campo spalancato, serve Rizzetti che vuole rientrare sul destro, riesce a farlo, poi va a concludere e il tiro esce di poco, peccato. Buono il lavoro di Rizzetti, che sta provando in tutti i modi di trovare la via del gol. Viene poi anticipato, poi il pallone restituito a Tommasi, che salta bene l'avversario, poi si allunga troppo il pallone. Buona la chiusura di Liuni, che manda il pallone in fallo laterale. Possesso sempre per il Torlupara, con la rimessa battuta da Tommasi su Guerra, che mette dentro una palla intelligente verso su Serafinelli, che poi se la trova lì e qui spara alto. Peccato, occasione enorme per il Torlupara, se la prende anche un po' con se stesso Serafinelli, peccato. Sul pallone va quindi a lanciare lungo, da quella parte c'è Rossi che fa rimbalzare, poi lo attacca Pezzotti. Pezzotti riesce a levargli il pallone, va a crossare dentro, il cross è interessante, c'è Tommasi che con un'ottima diagonale chiude tutto. Il pallone però è ancora nella disponibilità del Santa Lucia, con Pezzotti che va alla conclusione, esce di poco con l'estremo difensore Menaguale, che può solo guardare uscire questo pallone. Buona l'iniziativa del Santa. Calcio di punizione De Santis sul punto di battuta, va quindi a crossare il pallone dentro, il cross è interessante, ma buono per lo stacco sul secondo palo di Sibio. Questa è una grandissima palla di De Santis. Sibio non è riuscito però a trovare la via della. Inizia adesso il secondo tempo della partita, con il primo possesso per il Santa Lucia. Primo tempo ci ha fatto vedere un Torlupara che ha tenuto più il possesso del pallone, mentre il Santa Lucia ha provato con delle rapide sortite offensive a mettere un po' di paura alla squadra avversaria. Vediamo cosa saranno in grado di offrirci nel secondo tempo le due squadre di Ricciardi. Quindi gioca il Torlupara con Morandi, che va a servire largo Guerra, che poi restituisce a Tommasi. Ottima manovra qui sulla destra del Torlupara, con Tommasi che entra adesso in area di rigore, appoggia poi il pallone a Rizzetti che se lo accomoda, va a calciare, poi c'è Oxa lì che conclude e trova il gol dell'1-0. 1
1-0 Torlupara, gol di Oxagon, tutta la squadra che va a saltare insieme, bel gol, punteggio 1-0, pallone è buono, largo sulla sinistra per Palmas che poi non riesce a giocarlo per la chiusura difensiva, quindi riparte il Torlupara con Rizzetti che riesce ad andare via sulla destra, poi crossa il pallone al centro, il tiro che entra in porta, Rizzetti ha ingannato anche l'estremo difensore Gagliano e quindi trova così il 2-0, Rizzetti 2-0 per il Torlupara. Calcio di punizione battuto, la palla in area di rigore con Guerra che prova a toccarlo, cioè però ottima parata di Gagliano che scende giù bene a terra e blocca il pallone. Rimessa laterale quindi per il Santa Lucia. Può giocare ora la squadra in maglia nera e verde, ottima qui l'azione sulla destra con la conclusione portata, il pallone schizza buono per il numero 9 Pezzotti che per pochi centimetri non ha trovato la porta, peccato. Gioca il Santa Lucia, il pallone subito riconquistato bene dal Torlupara con la conclusione che gira, conclusione di Guerra che gira ma non gira abbastanza, esce quindi fuori, altra rimessa dal fondo per il Santa Lucia, appena quali che blocca il pallone tra le sue mani, può quindi andare a giocarlo. Possesso Torlupara con Morandi, il pallone non è uscito, rimesso dentro, si inserisce nell'azione il numero 15 Palma con Pezzotti che qua manovra bene il pallone, va anche alla conclusione deviata, c'è azione su in traiettoria che va a concludere il tiro, però è largo purtroppo, brivido corso dal Torlupara, tiro deviato arriva docile tra le mani dell'estremo difensore del Santa Lucia, quindi va subito a rimettere in gioco il pallone su sì onesto, la palla si impenna, stacca per primo Beltrami, poi il pallone non è uscito, c'è bella cosa a controllarlo e lo gioca quindi bene sul numero 17 del Torlupara che va anche alla conclusione qua Zilli, conclusione che gira forse anche troppo ed esce di poco.